Ragazzi, scusate ragazzi, avete visitato il Museo Marconi? Non si vede, scusi. Quali sono le vostre impressioni? Cosa vi ha interessato di più? Non c'è nessuno fra voi che studia o che studierà fisica? Sì, io, ma che c'entra? Già, che c'entra? Come, la fisica e l'ingegneria non c'entrano con Marconi? Siamo venuti qui perché è il centenario, non per altro. E per altri 100 anni non torniamo neanche qui. Ma non provate emozione, voi concittadini? Sì, abbiamo tanti cittadini illustri qua a Bologna. Sì, ma senza Marconi. Solo perché ha inventato la radio. Poi i dischi sono molto meglio. Ragazzi, però potreste parlarne con più rispetto. Si tratta di Marconi. Scusi, ma lei chi è? Perché se la prende tanto? Chi sono? Mi chiamo Sid Ross e non sono che un giornalista televisivo americano, oggi in pensione. Ma io l'ho conosciuto, Marconi, nel 1937. Ero stato uno dei primi giornalisti a passare alla televisione, che ancora doveva nascere. E quando gli Stati Uniti, proprio nel 37, iniziarono le prime trasmissioni televisive, il mio direttore mi mandò in Italia per conoscere e intervistare il padre della televisione, Marconi, appunto. Ma perché avevano mandato proprio me? Forse perché sapevo l'italiano, benché Marconi parlasse l'inglese meglio dell'italiano, o forse perché ero giovane e ancora pieno di entusiasmo per la scienza, la tecnica, per tutto ciò che in quegli anni si chiamava ancora progresso. Nessun uomo come Guglielmo Marconi aveva impersonato per quasi mezzo secolo l'idea del progresso, un progresso che moltiplicava se stesso e che sembrava doversi espandere all'infinito. La radio noi l'avevamo vista nascere e crescere sotto i nostri occhi ed eravamo già alla televisione. E poi c'erano le altre scoperte scientifiche, naturalmente. C'era il progresso dell'automobile, dell'aereo, dei sottomarini. Uscito da un'università americana di provincia, io del progresso avevo un'immagine, e come dire, luccicante, tutta smalto e cromo, grandi laboratori luminosi, macchine avveniristiche. Qui in Italia, in questa campagna fra Roma e Civitavecchia, mi sembrava di aver fatto un salto indietro nel tempo, come in quei racconti di fantascienza che già andavano di moda in America. Stavo per chiedermi se non avevo sbagliato strada. Possibile che niente annunciasse quello che andavo cercando? Buongiorno. Buongiorno. Senta, scusi, mi sa dire dove vado, di qua? Di qua andate sbagliato. Perché? Perché di qua si va a Torre Chiaruccia. Ah, bene. Io devo andare proprio a Torre Chiaruccia. Torre Chiaruccia, ma non si può andare a Torre Chiaruccia. E perché? C'è Marconi. Appunto. Io devo andare proprio a Torre Chiaruccia dal senatore Marconi. E non vi lasceranno avvicinare. Ah, lei non si preoccupi. Mi dica se per di qua vado bene. Vado bene. Lo sai Dio dove andate. Io, anche se mi lasciassero avvicinare, non mi avvicinerei. Buona. Inglese? No, americana. Ah. Siete uno scienziato anche voi o siete un parente di Marconi? No, io sono un giornalista. Oh. Ah, senta, mi dica un po', cosa c'è di così strano a Torre Chiaruccia? Perché non mi dovrei avvicinare? Lasciate andare, forse ho parlato troppo. Ma no. In queste cose bisogna stare attenti. Se Marconi fa quello che fa, dico, avrà le sue buone ragioni. E non deve stare a preoccuparsi di noi altri ignoranti. Perché? Cosa fa? Qui intorno lo sanno tutti. 2 settimane fa, 20 pecore a un pastore laggiù, dietro la ferrovia. Saranno 10 chilometri. Lui si era addormentato, per fortuna, così era rimasto un po' indietro. A un certo punto si sveglia di soprassalto. Urlavano tutte insieme le pecore. Beh, beh, beh. Si erano raggruppate, facevano, come si dice, un fastellino. Ah, e allora? Non ho mica finito, non ho nemmeno incominciato. Dunque si sveglia, si stropiccia gli occhi, salta in piedi, corre. E quelle sempre, beh, beh, povere bestie. Insomma, arriva lì, le piglia manate, le smuove col bastone, così come s'usa. E ce n'era 20 per terra, diacce. Diacce? Diacce, stecchite. E cosa poteva essere stato? Ah, beh, non lo chieda a me. E non è mica finita. Laggiù, dietro la collina, c'erano delle mucche al pascolo libere. A un certo punto si sente un gran rumore, come una specie di tuono. No, anzi, sembrava una specie di fischio. Passava uno in bicicletta, va a vedere, e ne erano rimaste a terra 6 morte, fulminate. Sarà stato un fulmine, appunto. Ma che dite? Il cielo era sereno. No, signore mio, la spiegazione è una sola. Sarebbe? Il raggio della morte. Eh? Sì. Lo sanno tutti, anche se nessuno lo dice. Marconi ha scoperto il raggio della morte. Cosa sono se no tutti questi esperimenti anche con gli aeroplani? Si sa che Marconi, se vuole, può accendere le lampadine di qui all'Australia.
Già, ma qui non accende mica le luci. No, qui Marconi lancia nell'aria dei fulmini invisibili. Se volesse potrebbe far scoppiare la guerra, ma non lo farà. Il Papa gliel'ha proibito. Il Papa? Lo sanno tutti che Marconi è andato dal Papa e gli ha confessato d'avere in mano il raggio della morte. Il Papa gli ha parlato e gli ha detto: inginocchiati, figliolo, chiedi perdono. L'uomo continuava con i suoi aneddoti immaginari ed inverosimili. Capivo dalle sue parole il sentimento che la gente comune aveva per Marconi. Un misto di ammirazione, di timore riverenziale, di diffidenza. Il sentimento inquieto che si ha per uno stregone. Dicono che potrebbe parlare anche con la luna, se ci fosse qualcuno. Sì. Allora vado bene di qua, apertore Chiaruccia, vero? Andate, sì, sì. Grazie. Io. Arrivederci. Addio. Vai pure tu, neanche. Io mi domando dove andremo a finire, cara Diana. Moh, fine del mondo, lei è la fine del mondo. Già, dove andremo a finire? Dove ci porterà questa religione del progresso? Me lo chiedevo anch'io. Marconi senza dubbio lo sapeva, gliel'avrei domandato. Ma intanto, mentre mi avvicinavo a quel litorale di Torre Chiaruccia, dove il mago aveva fissato il suo ultimo campo di esperimenti, anch'io mi sentivo preso dalla stessa strana inquietudine che avevo sentito in quell'uomo. Benvenuto al campo Marconi, mister Ross. Grazie. Io sono Luigi Solari. Posso presentarle l'ingegner Giulio Negri? Piacere. Molto lieto. Ha trovato facilmente la strada? Da ragazzo ero nei Boy Scouts. È stato facile. Mi fa piacere. Purtroppo Sua Eccellenza potrà riceverla solo domani. Oggi è molto impegnato in un esperimento che deve eseguire personalmente, come sempre del resto. Capisco. E vorrà comprendere se anch'io, con mio gran dispiacere, non potrò farle molta compagnia. Ma è consuetudine che io stia vicino a Sua Eccellenza in questi casi. Ma, comandante Solari, non potrei assistere anch'io all'esperimento? Sarebbe molto interessante. Sarebbe noiosissimo per lei. O perlomeno sapere di che cosa si tratta. Ma nel frattempo lei può dare un'occhiata in giro, farsi un'idea, prepararsi meglio al colloquio, insomma. L'ingegner Negri sarà felice di farle da guida. Naturalmente. Se vuole scusare. Prego. E così, lei sa tutto. Mi può spiegare Marconi in due parole? Lei scherza. Perché? Non basterebbero 100 volumi per illustrare la figura e l'opera di Marconi. Ah, capisco. Guglielmo Marconi, come Leonardo da Vinci e Galileo Galilei. E l'ingegnere si lanciò in un panegirico che io interruppi dicendo che lo sapevamo tutti che Marconi aveva inventato la radio. Sì, disse lui, ma quello che non sapete è che Marconi è sempre un passo avanti. In questo senso, Marconi è veramente il personaggio più rappresentativo della nuova Italia. Sì, ma vede, Marconi mi interessa indipendentemente dal prestigio della nuova Italia. Ma Marconi non sarebbe Marconi in un altro paese. Se l'immagina lei il genio di Marconi nelle mani dei francesi o degli inglesi? Ma non è proprio in Inghilterra che Marconi ha avuto i primi riconoscimenti, quando in Italia nessuno credeva... Lei parla di un'Italia di 40 anni fa, quella che noi abbiamo spazzato via. Voi? Ma io non sono che un tecnico, ma sono orgoglioso di lavorare in una nazione che valorizza al massimo i talenti della patria. E se oggi Marconi... Cominciavo a capire. L'Italia ufficiale teneva Marconi sotto una cappa di retorica. Senatore, marchese, membro del Gran Consiglio, presidente dell'Accademia d'Italia. Prigioniero della sua gloria. Sepolto sotto un cumulo di onori. Per fortuna vennero a farci compagnia due ufficiali, uno di marina e uno di aeronautica, che l'ingegnere mi presentò come collaboratori scientifici di Sua Eccellenza. Chiesi ingenuamente se fossero in corso esercitazioni militari. Risero e dissero che non c'era niente di militare, ma che da 40 anni Marconi compiva le sue esperienze in collaborazione con la Marina e ora anche con l'aviazione. Infatti, avevo già visto un aereo passare sul campo a bassa quota. Poiché insistevo, mi dissero qualcosa sulla natura degli esperimenti. Si trattava di microonde a fascio, un ramo che da tempo interessava Marconi e che era destinato, mi spiegarono, ad aprire nuovi e impensati orizzonti alle comunicazioni. Ma forse noi l'annoiamo. Noi abbiamo il vizio di parlare come se tutti sapessero ciò che noi abbiamo imparato in 10 anni. Ma io la seguo benissimo. Però non le interessa. Dovevo pensarlo. Lei è un giornalista e di Marconi le interessa più l'aspetto umano che quello scientifico. Mi interessava invece e mi stupiva.
il modo quasi artigianale in cui lavoravano. Giovani tecnici e anziani ufficiali al comando di un ragazzo di 63 anni che eseguiva personalmente gli esperimenti. Fra una spiegazione e un'osservazione, avevo capito che il lavoro consisteva nel lanciare fasci di onde su qualsiasi oggetto in movimento, anzi, su qualsiasi oggetto metallico, come le automobili, poche in verità, che passavano sulla via Aurelia. E quell'aereo che continuava a sorvolarci a bassa quota. Io non sapevo, e neanche Marconi lo sapeva, credo, di aver scoperto il radar. Ma lei adesso sarà stanco? Non vuole bere qualcosa? No, no, non sono stanco, affatto. Ma sì, lei è in piedi da stamattina presto? Beh, io veramente preferirei finire prima la visita. La visita? Ma la visita è tutta qui, direi. Non c'è mica altro da vedere. Anzi, certe spiegazioni si danno meglio a tavolino, con un pezzo di carta. E qui, più che fili e antenne. Improvvisamente lo vidi. Non ebbi il minimo dubbio. Era lui. L'uomo che con le sue mani aveva lanciato in aria le prime antenne capaci di captare le onde che portavano il pensiero dell'uomo negli spazi. Doveva essere così quando lanciava gli aquiloni da ragazzo. Ma qui era ancora tempo di aquiloni. Venga, prego. C'è una specie di bar. Ah sì, venga. Ma no, no, grazie. Non ce n'è bisogno. Gradisce una strega, un argente o una bevanda non alcolica? Grazie, berrei volentieri un po' di whisky. Temo proprio che non ci sia. Vabbè, allora un argente, che cos'è? 4 argenti. Lo provi, è buono. Spero che questa visita sia stata utile per il suo lavoro. Sì, molto utile. È la prima volta che viene in Italia, signor Ross? Sì, la prima. Ma ho studiato letteratura italiana all'università. Ah, bene. Prego, il suo argente. Grazie. Ma questo è cognac. Sono contento che le piaccia. Nell'istoria che andiamo a narrare, voi vedrete il signor D'Artagnano. Avevo dovuto aspettare 3 giorni, accampato come gli altri, prima di ottenere il colloquio. Intanto, Marconi si era spostato sul suo yacht, l'Elettra. Quella nave che da 15 anni era la sua casa, il suo laboratorio, il suo tempio. Quella nave che sembrava voler evocare il mito del capitano Nemo. Benvenuto a bordo, signore. Grazie. Io sono il capitano Raffaele Lauro, il comandante. Sua eccellenza la riceverà al più presto. In questo momento è nella cabina di trasmissione, occupato, credo, in alcuni... Eccellenza, permettetemi di presentarvi il giornalista Sid Ross. Onoratissimo. Lei è molto giovane per essere un inviato speciale. Sono 5 anni che faccio il giornalista. Se sono già 5 anni che fa il giornalista, ha cominciato molto presto. E prima? Beh, prima studiavo. Certo, certo. E che cosa? Letteratura, in particolare letteratura italiana. Ah, bene, bene. La scuola americana, sotto certi aspetti, è migliore di quelle europee. Ma non forse delle inglesi. Soprattutto la high school. Lei ha frequentato una buona high school, Mr. Ross? Quella della mia città. E non ha fatto studi scientifici? Ho seguito i corsi normali. Vede... Io sto cercando di sapere qual è la sua preparazione in materia di fisica, o almeno di radiotecnica. Perché se lei non ha una preparazione in materia di fisica, o almeno di radiotecnica, la nostra intervista sarà un perditempo. Veramente io non sono venuto per parlare di fisica. Vede, io vorrei tracciare un ritratto dell'uomo, Marconi. Ah, sì? Ma lo sa cosa dicono di me? Dicono che se non parlo di radiotecnica sono terribilmente noioso. Anzi, che sono un cretino. Gli risposi che in tal caso sarebbe stato ancora più interessante il ritratto del cretino più famoso del mondo. Dunque, lei vorrà sapere se sono in comunicazione con Marte? Naturalmente no. Anche se hanno cominciato a scriverlo nel 23. E il raggio della morte non esiste perché non può esistere. O lei pensa che esista? Allora, io
Io non ne ho idea, ma... Ma se esistesse, se lei e soltanto lei lo avesse in pugno, che cosa ne farebbe? Ma sa, io sono un tecnico, non un filosofo. Non so discutere le ipotesi irreali. Ma non ho inventato né scoperto niente che possa crearmi dei problemi di coscienza. Scusi, io non intendevo assolutamente. No, questa nave non è una torre d'avorio. Sì, so quello che si dice. Dicono, per esempio, che io sarei andato dal Papa a confessare... Sì, a confessare di avere in mano il raggio della morte. Ma se talvolta vedo Sua Santità, è solo perché mi onora della sua benevolenza. E da quando ho installato la stazione radio del Vaticano, in un certo senso io sono il suo elettricista di fiducia. Elettricista? Ma sì, ma si guardi attorno. Non è questa la bottega di un elettricista? Come facevo a entrare nel suo mondo, a seguirlo nel suo linguaggio? Dovevo considerarlo un elettricista e farlo parlare del suo mestiere. Era questo che voleva? E allora c'era una sola domanda da fare. Ma tutto questo come è cominciato? Ma lo sanno tutti. È sui libri di scuola. Diciamo allora perché è cominciato? No, questo... Questo non deve chiedermelo, perché non saprei rispondere. Sarebbe come chiedermi quando è cominciato. Quando è cominciato? Mi crede se le dico che non lo so? Al massimo posso dirle come fu inventata la radio. Ma se lei non sa niente di fisica... Ma... Qualcosina ne so. Sa chi era Augusto Righi? Vagamente. Vede che non lo sa? Righi era un mio vicino di casa e professore all'Università di Bologna. Ed era soprattutto un grande scienziato, anche se non mostrò per me né comprensione né considerazione. Come è noto, le onde elettromagnetiche, come quelle luminose, possono essere prodotte nel libero spazio, cioè nell'etere cosmico. Ma esiste veramente l'etere cosmico? E che cos'è? Non sappiamo cosa sia. Neanche gli esperimenti modernissimi condotti con palloni ad alta quota ci hanno illuminato sulla sua natura. Ma certamente esiste, dato che le onde vi si propagano. Scusi, professore, non riesco a seguire il ragionamento. Se nessuno l'ha mai visto o sentito, come si fa a dire che c'è? Solo perché ci deve essere? Questo è un modo di ragionare un po' rozzo, giovanotto. Io posso, stando basso sull'orizzonte, non vedere la ferrovia. Ma se poi vedo un treno che passa, vuol dire che la ferrovia c'è. Ora, noi sappiamo, ed è l'argomento delle nostre lezioni, che le onde si trasmettono da un punto all'altro. Ogni trasmissione, ovviamente, ha bisogno di un mezzo, di un veicolo. Come il telegrafo ha bisogno dei fili. Ecco la dimostrazione logica che, anche se non conosciamo la natura del mezzo, esso esiste. Poiché il contrario sarebbe un absurdum. Grazie, signor professore. Prego. Dunque, mentre il Lodge, sviluppando il pensiero di Hertz, ha dedotto la formula pratica della lunghezza d'onda, lambda uguale 2. Ma tutto questo cosa potrà mai servire? Forse per la fine dell'anno stegnerà di dircelo. Così è come studiare grammatica babilonese. Dovremmo fare noi degli esperimenti. Capire. Ci facesse assistere almeno ai suoi. Silenzio! I nuovi oscillatori radiatori da me ideati ci consentono di ottenere onde sempre più corte rispetto al bipolo originale di Hertz, il quale, come è noto, produceva onde di 66 centimetri. Io oggi ottengo onde della lunghezza di 4 centimetri e in qualche esperimento sono sceso anche al di sotto di questa misura. Cosa c'è? Un'altra domanda? Non sono chiare le cifre? Gli chiesi perché cercava di accorciare la lunghezza delle onde. Per propagarle a distanza, quelle più lunghe sarebbero andate meglio. Ah, il signor Marconi... E perché, di grazia, lei le vorrebbe propagare a distanza? Ma il progresso non consiste nell'ampliare i confini? Conosco le sue idee, signor Marconi, e non le condivido. Lei è liberissimo di fare a casa sua le sue esperienze. Ma qui il nostro compito è quello di portare avanti gli studi teorici, che dopo, ma solo dopo, e non in tutti i casi, potranno essere seguiti dalle applicazioni pratiche. Ma scusi, professore, non insista, io non... la prego. E quanto alle trasmissioni di onde a lunga distanza,
lei si dovrebbe ricordare che lo stesso Hertz ha praticamente escluso questa possibilità. È ben vero che il professor Temistocle Calzecchi Onesti, nei suoi esperimenti con le limature metalliche, ha dimostrato di poterne modificare la conduttività a secondo della loro... Qui perdiamo il nostro tempo. Ad essere in un'università moderna. Io vi dico che c'era più modernità all'università di Pisa, quando Galileo faceva cadere i gravi dalla torre pendente. Appunto, sarebbe ora di svecchiare. Ma cosa vorreste? Seguiamo le lezioni di uno dei più illustri fisici viventi e studiamo le ultime teorie. Vedi, teorie, teorie, sempre teorie. Gli studi teorici devono precedere le applicazioni pratiche. Ma quando quell'uditore, come si chiama? Marconi. Sì, lui ha fatto un preciso riferimento a una... applicazione pratica. Righi ha lasciato cadere il discorso. Ma quello è solo un uditore, non è iscritto perché non ha la licenza. Ma che c'entra? Ah, è una buona ragione per non rispondergli. Il discorso qui è semplice. A Marconi interessa sapere se le onde possono propagarsi a distanza e trasmettere, per esempio, un segnale. E Righi nega che questo sia possibile. E allora che senso hanno i nostri... Qui sei illogico. Direi che senso hanno le idee di Marconi se le onde non si propagano a distanza. E chi l'ha detto? Ma Righi, se l'hanno detto. Ecco, ipse dixit, come sempre. Ma uscite di qui. Ma provate a fare le cose con la vostra testa e con le vostre mani. Fatemi vedere. Sorrida, sorrida pure. Ma la scienza ufficiale era quella. E io dovevo comunque partire di lì. O non sarei partito affatto. E Righi non le fu di alcun aiuto? No, no, non è vero. A parte che mi permise di usare il suo laboratorio. Devo dire che l'oscillatore di Righi mi servì molto in seguito. Ma alla base della mia scoperta c'è il rocchetto di induzione. Ah, capisco. No, forse non ha capito. Ora le spiego. Vede, questo è il rocchetto di Ruhmkorff. È un rocchetto che ha un circuito primario fatto con poche spirali grosse di fili di rame e un circuito secondario con moltissime spirali. Se noi alimentiamo il tutto con una batteria e interrompiamo il circuito con un tasto telegrafico, ogni volta che abbassiamo il tasto, fra le due sfere scocca una scintilla che genera una scarica elettrica. Ora, se colleghiamo una delle due sfere ad un'antenna e l'altra ad una buona presa di terra, la scarica, o meglio l'onda elettromagnetica, si irradia nell'etere. È semplice, è chiarissimo. Oh sì, è semplice. Oggi è sempre così quando le cose sono già state fatte. Ma arrivarci poco alla volta, applicarsi, applicare, quello è difficile. Il grosso problema era proprio quello di trovare gli oggetti, i materiali coi quali costruire ciò che occorreva. Ah, mi servivo di tutto, vecchie latte di petrolio, fili di ferro destinati a legare le viti e naturalmente anche qualche cosa di più complesso che io acquistavo qua e là con i soldi che mi dava mio padre. Ma anche se avessi avuto i mezzi che avete voi in America, non credo che avrei potuto fare di più. E poi mi piace fare le cose da me, con le mie mani, come fanno i contadini. Avevo la mia equipe, non proprio da università americana, ma insomma c'era. Mio fratello Alfonso, un falegname Vornelli e il colono Mignani, del quale parlo perché con quel famoso sparo è passato alla storia per conto suo. Mio fratello, poverino, il bernoccolo della scienza non ce l'aveva, ma aveva una cieca fiducia in me e Vornelli mi dava una mano a montare gli strumenti e poi erano dei buoni camminatori. In quei primi esperimenti all'aperto, verso la fine del settembre del 95, presi in considerazione la possibilità di accrescere le dimensioni dell'apparecchio trasmittente allo scopo di ottenere onde più lunghe di tutte quelle mai utilizzate. Allora sostituì le due sfere esterne dell'oscillatore di Righi con due lastre metalliche che mi procurai smontando un vecchio bidone di petrolio. Ne sistemai una in alto e l'altra affondata nel terreno. E allora mi accorsi che in seguito a questo i segnali diventavano così forti da consentirmi di aumentare la portata della trasmissione a molte centinaia di metri, fino a un chilometro e oltre. Dopo ogni prova, ritentavo.
100 metri più in là, un passo alla volta. Vede? Il segreto della radio è tutto qui. Il sistema antenna terra. È semplice, no? Ma lei ci avrà lavorato alcuni mesi in seguito. Ho lavorato 40 anni in seguito. Ma torniamo al racconto dell'episodio che interessa a lei. Dunque, io sostituii con fili di rame la lastra che avevo sospeso in aria. E fu un altro passo avanti. Ma poteva anche essere un passo avanti verso l'inutile. Mi scusi, ma perché? Ragioniamo. Io sapevo che le onde elettromagnetiche viaggiano in linea retta. Ma che utilità pratica avrebbe avuto mai la mia invenzione se fosse bastato un ostacolo qualsiasi, non so, un palazzo, una montagna a fermarle? Certo, sembrava solo che fosse questione di lunghezza d'onda, di altezza dell'antenna, eccetera, eccetera, ma i calcoli al tavolino non mi avrebbero detto niente. Dovevo provare. Così pregai mio fratello Alfonso e il colono Mignani, che aveva un fucile da caccia, di andare al di là di quella collina. E se per caso... ma i dettagli non hanno importanza ormai. Dopo che li ebbi visti scomparire dietro il fianco della collina, io attesi alcuni minuti, come convenuto. E poi cominciai a trasmettere, manovrando il tasto Morse, collegato col rocchetto di Ruhmkorff. Gli chiesi se veramente mi confermava che era andata proprio così. Certo che andò così, e non lo sa lei. È su tutti i libri di scuola. Già, però sui libri di scuola c'è scritto anche che Marconi disse: un giorno trasmetterò il pensiero umano da una stella all'altra. Veramente lo disse? Ci credeva? Certo, certo che ci credevo, sicuro. E come? E ci credo. Non ci sono limiti alla scienza. Niente è vietato alla mente dell'uomo. Un giorno, quando gli uomini sbarcheranno sugli altri pianeti... ma io devo parlare solo di ciò che ho fatto e non di quello che gli altri faranno o non faranno. Ma lei stesso, forse? No. Io non desidero più fare profezie. Ne ho già fatte molte e spesso si sono avverate. Non desidero farne più. Desidero invece perfezionare ciò che ho già fatto. E questa è stata la regola di tutta la mia vita. Sì, Marconi è l'uomo che ha lavorato tutta la vita a un'unica invenzione. Marconi è l'uomo che non fa ricerche teoriche, speculazioni astratte. Marconi non è Einstein, amico mio, e nemmeno vuole esserlo. In che senso? Ci sono scienziati che preparano il futuro. Marconi ormai appartiene al passato. Non capisco. Capirà. Appena messa a punto la mia invenzione, io mi adoperai per metterla a profitto. Non avevo nessuna intenzione di farmi imbrogliare. Il ruolo dell'inventore misconosciuto non mi ha mai interessato. Una battaglia di brevetti, dunque. Oh, una giusta battaglia, che non tutti gli inventori sono capaci di condurre. Ma pensi a Meucci, pensi a Galileo Ferraris. Ma perché anch'io avrei dovuto far arricchire qualcun altro con un'invenzione che era frutto soltanto del mio ingegno? Del mio ingegno. Il denaro è importante per lei? Ma il denaro, giovanotto, è un'unità di misura sulla quale va misurata la portata e il valore del nostro lavoro. Ma lei che è americano, questo dovrebbe saperlo, no? Voi giudicate sempre un uomo da quanto guadagna. Voi non perdonate i falliti. Però noi... ammiriamo Marconi più come scienziato che come uomo d'affari. Chi ha detto che sono un uomo d'affari? Io non permetto. Semplicemente io dico che sono un inventore e che la mia invenzione era mia. Perciò l'industria che avrebbe sfruttato la mia scoperta e quelle successive doveva essere mia e portare il mio nome, Marconi. Dunque, signor Marconi, lei viene dall'Italia dove... non le hanno dato molto credito, mi pare.
Spiegai che avevo proposto la mia invenzione al Ministero delle Poste e che l'avevano respinta perché il telegrafo l'avevano già. E anche i fili. Lei spera che qui in Inghilterra la burocrazia abbia un maggiore senso commerciale? Speravo che gli uomini d'affari inglesi avessero un senso commerciale, dissi. Infatti, il suo brevetto ci interessa. Siamo d'accordo sulle 15.000 sterline. Siamo anche d'accordo che la società che qui oggi costituiamo porti il suo nome. Lei ha qualcosa da aggiungere? Solo un dettaglio, io dissi. Quasi una formalità. Prego, dica. Il 51% delle azioni. Cosa? Sì, perché vede, Ross, io le cose le dico chiare e tonde. Bene, temo che non avremo altra scelta. Lei ha le idee chiare. Ma lei comprende che prima di accettare noi dobbiamo avere una garanzia scientifica assoluta. Desideriamo che sia la scienza inglese, anzi, il governo inglese, a certificare la validità della sua invenzione. Perché lei si rende conto, Marconi? Lei ha 22 anni. Mi feci presentare a William Price, baronetto, scienziato e direttore dei telegrafi inglesi. Gli mostrai i miei apparecchi e spiegai come funzionavano. Rimase molto colpito perché anche lui, anni prima, aveva effettuato trasmissioni per onde, ma con un sistema diverso, limitato. Ora era sbalordito davanti a una soluzione così semplice. Complimenti, ragazzo, complimenti. Era l'uovo di Colombo, ma io ci sono passato accanto senza vederlo. E lei ha fatto tutto questo così, con i suoi mezzi personali. Fantastico. Ma mi consenta di parlare da burocrate. I suoi esperimenti sono probanti? No, no, non si offenda. Ma vede, noi inglesi siamo molto seri. O almeno diciamo di esserlo. Insomma, siamo molto sospettosi. Vogliamo sempre prove, testimonianze, documentazioni. E questo, ecco, questo ancora non c'è. Indubbiamente. Il signor Marconi dovrebbe tornare con qualcosa di più concreto. Neanche per sogno. Questo ragazzo farà i suoi esperimenti qui, a Londra, con tutta la nostra assistenza tecnica e a nostre spese. Metto solo una condizione. Lo scrupolo appunto di un vecchio burocrate. Gli esperimenti dovranno svolgersi sotto il controllo dei miei funzionari e se i fatti confermeranno le sue previsioni, l'Inghilterra sarà orgogliosa di averla aiutata a scrivere una pagina di storia. Malis. Dica, Sir William. Ogni volta che avrà a che fare con il signor Marconi, ricordi che egli ha inventato un nuovo modo di comunicazione fra le genti. E ora lo accompagni in un buon ristorante. Come ospite dell'ufficio, naturalmente. E gli offro un buon pasto sostanzioso. Già, disse proprio così. Un buon pasto sostanzioso. C'era tutto lui in quella frase. Quanto mi aiutò, caro vecchio Sir William. Le fece compiere degli esperimenti? Ah, sì, certo. E ovviamente riuscirono. La stampa inglese pubblicò degli articoli entusiastici. Ma perché mi fa dire questo? Non è abbastanza noto che la radio sia stata inventata e inventata da me? Sì, sì, infatti è noto, ma... Ma allora, era noto? Che cosa voleva dire allora avere inventato la radio? Oltretutto questa parola non c'era. Già, la radio come la intendiamo noi, la radio che trasmette le canzonette, no, quella non c'era. Ma noi parlavamo di telegrafo senza fili. Non c'era neanche l'automobile, se per questo. C'era la carrozza senza cavalli. Ricordo, a proposito, l'articolo di un umorista, adesso mi sfugge il nome, diceva che il nostro secolo è il secolo dei senza. Telegrafo senza fili, carrozza senza cavalli, non ricordo le altre cose. E tutto senza scopo. Diceva lui? Sì. Credo. Forse. Lei comunque aveva inventato il telegrafo senza fili. Si rendeva conto di aver cambiato il mondo? Io? Sì, certo. Mi rendevo conto che la mia invenzione aveva una portata rivoluzionaria, più dell'automobile.
più dell'aereo che doveva ancora venire. Qualche cosa come la polvere da sparo. No. Direi qualche cosa come la stampa, ecco. Se a qualcuno devo paragonarmi, io mi paragono a Gutenberg. Gutenberg, un monaco tedesco. E io un gentiluomo italiano ed impronta anglosassone. Già, ma tutti e due il nostro lavoro lo abbiamo fatto con le mani. Abbiamo cominciato con tentativi rozzi, forse, e poi siamo andati avanti. Un passo alla volta. Anche la stampa non si è fermata lì, progredisce ogni giorno. Eppure la stampa ha dei confini precisi, i confini della materia, mentre la radio invece... I confini sono sempre gli stessi, perché i confini sono dentro di noi. Ci sono o non ci sono. A quell'epoca, parlo degli ultimi anni del secolo, la telegrafia senza fili doveva avere un confine molto preciso, l'orizzonte. L'orizzonte? Sì, cioè la curvatura della Terra. Mi spiego. Poiché le onde viaggiano in linea retta, non avrebbero mai potuto seguire la curvatura della Terra. Ecco, guardi. Questa è Poldo, in Cornovaglia. Di qui noi facemmo le prime trasmissioni a medio raggio. E qui è Terranova, 3.400 chilometri. Ma non era la distanza il problema, no. Era la curvatura della Terra. Questo rendeva l'esperimento impossibile, secondo i teorici. E l'avevano dimostrato, sa? Il grande Poincaré in persona l'aveva dimostrato. Le onde lanciate da Poldo, anche dalla più alta delle nostre antenne, sarebbero passate sopra Terranova, quassù, a 300.000 metri d'altezza. Ma nemmeno Marconi, dicevano, può alzare un'antenna di 300 chilometri. Le onde, insomma, si sarebbero disperse nello spazio. Sì, esattamente. Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche non c'erano dubbi su questo. E allora perché lei lo riteneva possibile? Perché? Perché... Ma non so. Perché l'avevo già fatto. O del tutto casualmente e su scala ridotta, ma non mi era sfuggito. 3 anni prima, durante una dimostrazione alla Spezia, c'erano a largo alcune navi che trasmettevano a terra, dove io mi trovavo con un gruppo di generali e di ammiragli. E a un tratto io mi accorsi che una delle navi, allontanandosi, era scomparsa dietro l'orizzonte. Mi segue? Sì, almeno credo. La nave, cioè, era scesa sotto la curvatura della Terra. Solo per pochi istanti. Ma in quei pochi istanti i segnali arrivarono lo stesso. E lei come se lo spiegò? Mo. Perché dovevo curarmi di spiegarlo? Se era successo, era successo. E poiché ciò che funziona in piccolo, prima o dopo, funziona anche in grande... Lei a Terranova si preparava a fare il grande miracolo e non si curava di sapere perché sarebbe accaduto. No. Ciò che contava era che accadesse. E sarebbe accaduto. Questa volta. Dicembre 1901. Avevo scelto l'inverno perché le scariche nell'atmosfera sono minori. Gli esperimenti andarono avanti giorni senza esito, in condizioni sempre più gravose. Alle ore concordate ci mettevamo in ascolto. Sapevamo che da Poldo stavano trasmettendo e ogni volta poteva essere quella buona. C'erano dei giornalisti al campo e ci erano ostili. Io mi mostravo ottimista, ma loro continuavano a dire che l'esperimento era impossibile. Ma se era impossibile, non lo era per il principio, ma per le condizioni meteorologiche. Noi alzavamo le antenne su aquiloni, ma il vento strappava gli ormeggi e le antenne si perdevano. Il 12 dicembre eravamo come al solito accanto al ricevitore. Trasmissione Morse. 3 punti. 3 punti. 3 punti. Udimmo la lettera S. Veniva dall'Inghilterra. Quell'uomo aveva del coraggio. C'era voluto del coraggio per ogni cosa che aveva fatto. E ce ne voleva molto per quello che continuava a fare.
Ma cosa? Dove voleva arrivare? Che cosa succedeva esattamente su questa strana nave? Io mi sentivo come in un'altalena tra il futuro e il passato. Da una parte i più arditi sguardi verso il futuro, vedevo Marconi come l'Ulisse del 2000, e dall'altra questo equipaggio di vecchi invecchiati insieme al loro comandante, come i misteriosi marinai del capitano Nemo. Buonasera. Sera. È molto che conosce Marconi? Da sempre. Beh, insomma, da quando ho comperato questa nave che sono con lui. 17 anni, mi pare. Saranno anche di più. Ero giovane e adesso sono vecchio. Lui no. Lui è sempre uguale. Diritto e svelto come un giovinotto. Lei si trova bene col senatore Marconi? Gli è affezionato? Affezionato? Noi marinai a Marconi gli si dovrebbe fare un monumento con le nostre mani, ma più alto della Statua della Libertà. Perché lui si è sempre preoccupato soprattutto di noi, sa? L'ha detto e ripetuto che lui la radio l'ha inventata per rendere più sicura la vita della gente di mare. Beh, magari non solo per questo. Per questo. Ma non vorrete che l'abbia inventata per il gusto di sentire le canzonette o le notizie? Non gliene importa proprio niente di questo. E lei la sente la radio? Io? Beh, se per le canzonette o le notizie stavo meglio prima. Ma quando penso che si navigava senza radio, eravamo un puntino in mezzo al mondo. E questo Marconi lo capisce molto bene, sa? Perché è un uomo di mare anche lui. Sapete quante vite ha salvato? Guardate. Questo è il famoso transatlantico Titanic. Aprile 1912. Beh, la storia la sanno tutti. Non tutti sanno però che Marconi doveva esserci sopra. Cambiò programma all'ultimo momento e... Ma questo non c'entra. Fu una tragedia, sì. 1200 morti. Ma 700 si salvarono, grazie alla radio. Solo per via della radio. E 8 anni fa, quando il dirigibile di Nobile... Non peraltro, del resto, mi avevano dato il premio Nobel. Sì, ricordo di aver letto la motivazione. Già. In sostanza dissero che, come fisico, non valevo niente. Ma... che qualcosa di utile avevo fatto anch'io. Era il Nobel per la fisica, non esisteva un Nobel per l'audacia, l'inventiva, il successo. Forse fu per questo che... Per questo mi diedero il premio ex aequo? È questo che vuole chiedermi? Se la cosa mi amareggiò? Può risparmiarsi la domanda, conosce già la risposta. No, se mi permette la domanda è un'altra. Lei è molto sensibile agli onori, perché? Sì, è vero, io sono come un artista e ho bisogno di sapere che il pubblico si interessa di me, che... Ma ci sono cascato, eh? Le ho detto che sono un artista, mentre invece dovevo dirle, gridarle, confermarle che sono uno scienziato. Non ce n'è bisogno. Lei è uno scienziato. Sono un uomo di scienza e lo scienziato è un protagonista. Un protagonista deve gestire se stesso. Basta con le strumentalizzazioni. Nel secolo XX e soprattutto nel XXI saremo noi, gli uomini di scienza, a giocare il ruolo determinante. Saremo noi, ad esempio, a dire alle industrie ciò che dovranno fare. Anzi, saremo noi le industrie. La scienza avrà tutto il potere e sarà forse per la prima volta nella storia del mondo un futuro di pace. La scienza e la tecnica ci schiudono oggi orizzonti fino a ieri inimmaginabili per un futuro di benessere, di pace, di affratellamento fra i popoli e parteciperanno tutti ai benefici delle scoperte. La mia invenzione faciliterà le comunicazioni fra i governi, fra i governanti e i popoli, snellirà le attività politiche e diplomatiche, diventerà, e io questo lo affermo fin dal 1903, il più potente dei mezzi di informazione. Specialmente quando riusciremo a trasmettere in radiofonia, cioè la parola viva dell'uomo. E l'informazione è una garanzia di maggiore comprensione fra gli uomini e fra i popoli, fino al giorno che l'umanità fratellata potrà spingersi oltre i confini del nostro pianeta, portare il pensiero umano negli spazi infiniti.
Lei ci giudicherà un po' sempliciotti, signor Ross, ma questa è la nostra unica ora di relax. Un cicchetto dopo il rancio. Abitudini da soldato, ci manteniamo giovani così. Rancio? È stata un'ottima cena. Ma Sua Eccellenza non pranza mai con voi? No, segue un regime alimentare molto preciso e lo segue inflessibilmente. Ah, è un salutista. Ha molta cura di sé e crede molto nella disciplina. A volte al cuoco viene l'esaurimento nervoso per questo. Ma lui no. Anzi, credo che la dieta sia uno dei segreti della resistenza fisica di Sua Eccellenza. E indubbiamente uno dei segreti del genio è l'assoluto dominio fisico di se Ancora stesso. Un po' di whisky, signor Ross? Ah, sì, grazie, visto che a bordo c'è. Sua Eccellenza ci tiene agli ospiti. Immagino che avrete spesso ospiti illustri qui. Sua Eccellenza è di casa in ogni grande famiglia. Il mondo e ogni persona illustre può essere di casa qui. Ho letto che ha pranzato con almeno 5 presidenti e 4 re, se non sbaglio. Forse ora sono di più. Qualche principino è diventato re. Già, e qualche deputato americano diventerà presidente. Ma lo sa che Sua Eccellenza ha attraversato l'Atlantico 85 volte? Parlavano di Marconi come di un monumento nazionale. Eppure vivevano con lui, lavoravano insieme da anni, lo conoscevano da decenni. Una fedeltà assoluta, una devozione totale e nessuna confidenza. Signori, eccomi qua per continuare il lavoro col nostro giovane amico. Ha pranzato bene, signor Ross? Ottimamente, grazie. Bene, bene, vedo che si sta rilassando con un buon whisky. Le terrò compagnia. Se mi permette. Ma solo un dito, e senza acqua. Ecco, prego. Grazie. Dunque, avrà avuto modo di farsi dire dai miei collaboratori tutto di me. Vita e miracoli. Non mi hanno detto molto. Ma forse non c'era molto da dire che lei già non sapesse. Tutto quello che mi riguarda è già stato scritto in fondo. Ma io sarei curioso di sapere che cosa scriverà lei. Anzi, cosa farà dire alla sua televisione di questo vecchio. Vecchio? Sì, sì, vecchio. E senza più molto da dire. Gli dissi che se una cosa in lui avevo scoperto era proprio la sua giovinezza. L'atteggiamento mentale di uno che vive ogni giorno come se fosse il primo. Quel suo rinnovare una ricerca che non avrebbe mai avuto confini. Li avrà, dovrà averli. Non si può andare avanti all'infinito. Ogni sviluppo ha i suoi limiti. Se siamo soltanto agli inizi. Oh, senza dubbio. Ma agli inizi di che cosa? Lei lo sa forse? Dicono che ho inventato il raggio della morte. Sciocchezze. Non c'è bisogno di inventarlo. Il raggio della morte è in noi. Lei si sente responsabile? Tutti siamo responsabili. Colpevole? No, no. La scienza non è mai colpevole. Guai se dovessimo dubitare un solo istante di questo. La scienza è un'arma neutra, né buona né cattiva. Tutto dipende dall'uso che se ne fa. Come un fucile, tutto dipende dal bersaglio sul quale lo si punta. Esattamente. Tutto dipenderà dagli uomini, se vorranno comportarsi da uomini o da bambini irresponsabili. E ora mi scusi, ma io devo tornare ai miei apparecchi. Vede? Questo è il mio lavoro. E al mondo ognuno deve fare il proprio lavoro. Buonanotte, Ross. Qualcosa avevo capito finalmente. Marconi temeva il futuro. Non avevo dormito molto. Continuavo a pensare a Marconi. Che per me rimaneva un enigma. Perché quest'uomo ricco, ammirato, potente, si era chiuso come un capitano Nemo su questa strana nave a ripetere i suoi esperimenti all'infinito. Ha riposato bene, Mr. Ross? Sì, grazie. È bella, vero, l'elettra di notte? Ed è bello il risveglio sul mare. È per questo che lei vive qui? Ma non soltanto per questo. Per la solitudine, allora? Per lavorare. Io lo so cosa pensa Ross. Come tutti i giovani, lei pensa che la scienza deve essere portata avanti dalle grandi equip e che non c'è più posto per gli inventori solitari. Lei ha ragione. Ah, veramente io non l'ho detto. Ma no, è chiaro, semplice, inevitabile. Tutto diventa così complicato, così costoso. L'uomo che sbarcherà sulla Luna non sarà un esploratore solitario. Non sarà come Nance o Amundsen. Chi sarà? Un italiano o un americano? No, non lo so chi sarà. So che cosa sarà. Non un uomo, ma il prodotto di una tecnologia molto complessa. Un manufatto. Sì, ma quello che avrà inventato il velivolo per condurcelo
Sarà un altro prodotto dell'industria, come ogni tecnico del resto. Lei vuol sapere se anch'io... No, io però sono l'ultimo artigiano in un mondo di manufatti. Il mondo la considera l'uomo che ha aperto un'epoca, non che la chiude. Ma perché non andiamo a sederci nella mia cabina? Qui parliamo al vento. L'uomo che ha aperto un'epoca, lei ha detto. È vero. Non è un caso che l'esperimento di Terranova sia avvenuto nel 1901, nel primo anno del secolo. Sì, con quell'esperimento io ho aperto il secolo. Ma quale secolo? Guardi, Ross, guardi queste fotografie. Ecco il secolo che io ho aperto. Lo conosce lei? Lo riconosce come suo? Eppure questo è il secolo per il quale io ho inventato la radio. Ora tutto è cambiato, ma la mia invenzione va avanti. È lei che la porta avanti. Ross, si ricordi che un'invenzione non è mai autonoma e soprattutto non è mai fine a se stessa. Io avevo creduto, e glielo giuro che ci avevo creduto, che mi fosse stata suggerita da Dio per rendere sicura la vita dei naviganti o per portare una parola di progresso. E non è così? Non dipende da me, Ross. Non dipende da me. Arrivederci, Ross. Discorso pronunciato a Norimberga, il cancelliere Hitler ha indicato le prospettive di una nuova politica che possa aprire nuovi orizzonti e nuove frontiere alla indiscutibile grandezza del Terzo Reich. Guardai le antenne dell'Elettra. Sembravano antenne di un insetto mostruosamente cresciuto. Anzi, sembrava che stessero ancora mostruosamente crescendo. Forse nel chiuso di quella nave stava davvero nascendo qualcosa destinata a crescere senza fermarsi mai e ad assumere forme sempre nuove. Quali? Io avevo conosciuto l'uomo che aveva messo in moto tutto questo. Ero venuto per capirlo, ma tornavo con un carico di enigmi. Non sapevo proprio che cosa avrei detto al mio direttore. E infatti, l'unica conseguenza visibile del mio viaggio fu che appena a casa comprai a rate un nuovo apparecchio radio, il più perfezionato che c'era, capace di prendere le onde medie, corte, lunghe, cortissime, lunghissime, e di sentire tutte le stazioni del mondo. A special news flash. Guglielmo Marconi died this morning at 3:35 Italian time. The originator of the greatest invention of our times, this great benefactor of humanity, passed away quietly at his house in Rome. Così il 20 luglio del 1937, il mondo apprese che era morto Guglielmo Marconi, il dio del progresso. Grazie alla radio la notizia fu diffusa simultaneamente in tutti i continenti.
E io pensai allora che Marconi era scomparso proprio alla vigilia di qualcosa che doveva avvenire e che egli forse sapeva. Qualcosa che avrebbe dato una dimensione smisurata a quel progresso tecnologico a cui Marconi stesso aveva fornito il primo impulso. Ma oggi penso il contrario. Il mito del progresso senza confini si stava già sgretolando, proprio sotto il rombo di quegli aerei su cui Marconi lanciava i suoi fasci di onde misteriose. Marconi non poteva sopravvivere a quel mito. E forse fu proprio lui, Marconi, l'ultimo mito.